presentato a Cava dei Tirreni il calendario del fotografo cavese Gaetano Guida sulla storia dello sport cittadino. Vediamo il servizio. Si è rinnovata anche quest'anno la presentazione ufficiale a Palazzo di Città del calendario benefico storico-artistico curato da Gaetano Guida. Il tema è la nascita dello sport a Cava dei Tirreni. Il calendario illustra, attraverso le immagini di diverse collezioni pubbliche e private, l'evoluzione dello sport a Cava dei Tirreni. Un calendario dei ricordi che invita il lettore a soffermarsi sui fotogrammi di storia locale, sempre attuale. La pubblicazione è disponibile dal 15 dicembre nelle edicole della città e gli eventuali ricavi andranno interamente all'associazione di volontariato Mani Amiche. Veramente una bella iniziativa, voglio ringraziare l'ideatore Gaetano Guida e tutti coloro che hanno contribuito a questa bella manifestazione. Nel senso, comunque è stato veramente emozionante ripercorrere più di 100 anni di storia dello sport di Cava dei Tirreni, innanzitutto col calcio, con la cavese, ma anche degli sport che considerate minori. Abbiamo visto delle immagini di alcune attività sportive che venivano svolte all'interno dell'Hotel de Londres col golf, altre attività quindi che comunque con la scherma nella villa comunale. Quindi è stata veramente Cava. Come dicevo prima, oltre ad essere una città ricca di storia, di tradizioni, ma anche una città dello sport, quindi portiamo avanti questi valori che sono importanti per tutta la nostra città. Non è né la storia dello sport a Cava né la storia della cavese, è un focus, l'ho detto pure prima, su questi anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale, dato dal fatto che possedevo alcune foto sull'argomento, quindi né più né meno. Si è poi ingigantita col tempo perché ho avuto la fortuna di avere altre persone che mi hanno dato le immagini e quindi ho potuto costruire effettivamente poi un excursus quasi fino agli anni 30, partendo dal gioco del tennis a fine 800, questi primi tentativi, fino al tiro a piattello degli anni 30, ma è un breve periodo di tempo. C'è stata la collaborazione veramente di tanti studiosi, è vero Gaetano? Allora sì, in primis Maria Vagliano, che è un concittadino nostro che però ormai ha preso il volo e non è potuto venire qui stasera, diciamo, è un giornalista affermato e scrive libri a livello internazionale, il quale mi ha dato diciamo, l'ok per stampare per, il Cavaliere dell'Aria, testi tratti dal Cavaliere dell'Aria, questo suo volumetto su questo libro sull'aviatore Nicola Di Mauro, che è l'ultimo mese, come dicevo arriviamo agli anni 30 con Nicola Di Mauro e tutti gli altri che non so che a nominare, Davide Pinto, Anello Ragone, Lucia Vigliano, mia mamma, tutti quanti, Raffaele Senatore in primis, il compianto, che i figli diciamo hanno dato l'ok all'autorizzazione a pubblicare i suoi testi. Abbiamo qui il presidente degli sbandieratori cavensi e sicuramente anche un orgoglio partecipare alla presentazione di un calendario che ha visto sempre il vostro sostegno come cavensi. Sì, perché fondamentalmente il ricavato, visto che andrà in beneficenza, a noi queste cose fanno piacere, piace la collettività e piace dare una mano a chi ne ha bisogno fondamentalmente. E ringrazio molto Gaetano Guida, che ci mette tanto lavoro veramente, insieme a Antonio Medulla. Lo sport è storia sociale, lo sport è costume e quindi lo sport è cultura. E come ho detto prima, lo sport è un bene comune, di conseguenza nello sport ci sono tutte quelle categorie di una città che nel tempo Cava ha saputo mettere in mostra. Io parlavo di identità, lo spirito comunitario, quel senso borghese anche un po' nobile, quella noblesse che un po' piace, un po' intimidisce, un po' dà fastidio fuori Cava, però è l'essenza della nostra città. Collaboro sempre con Cava perché Cava sta nel mio cuore, Mani Amiche mi sta ancora di più al cuore perché io faccio parte di un gruppo sanitario, quindi tutti i problemi sanitari li porto a termine e volentieri ho dato questo contributo proprio per Mani Amiche.